Qualche giorno fa mi è capitato di aprire totalmente a caso una live di Speed e per chi non lo sa, in quest'ultimo periodo sta facendo delle live dove praticamente ogni giorno va in un paese d'Europa, cammina in giro e succedono abbastanza casini perché tutta la gente lo inizia a inseguire, eccetera, eccetera. Però quella che ho aperto, che appunto era in Norvegia, è andata decisamente oltre e oggi ci facciamo una chiacchierata perché mi è capitato di vedere le scene riprese da un'altra prospettiva. Esatto, perché noi abbiamo visto tutto in Noi abbiamo visto in diretta. diretta da lui Sì, e sì, vedevi sì, sì. quindi la sua prima persona. Però Certo. era peggio di quanto pensassi. Ah, ok, perché no, io non ho visto riprese da altre angolature. Quindi oggi ci facciamo una bella chiacchierata. Benvenuti in questo nuovo video. E brevemente, niente, lui appunto sta facendo questa sorta di tour in Europa dove ogni giorno è un pazzo sa fare questa cosa. Beh, ma lo conosciamo Ma lo tutti, conosciamo dai. tutti e sappiamo cosa è in grado di fare. Ogni giorno sta andando in un posto d'Europa differente, ha già fatto anche l'Italia per chi non l'ha visto, era Venezia. E praticamente lui semplicemente va in giro, fa cose e pian piano ha iniziato a degenerare. Nel senso che secondo me più giorni lui ha iniziato a fare questa cosa, più si è sparsa la voce Sì. e Un più la gente è iniziata a essere pronta nel caso in cui lui lo facesse, ok? E questo è po' per dire che potrebbe secondo me quello che è accaduto in Norvegia non è solo un discorso di inciviltà che si è vista lì, ma anche un fattore di crescendo di hype. essere. Cioè, Ok. magari se fosse successo, cioè se in Italia fosse venuto una settimana dopo, ci sarebbe stato più Infatti mi casino. sono sorpresa che comunque in Italia si sono comportati anche relativamente Sì. bene, perché comunque casino c'era casino, però non è stato a livello della Norvegia, lo dice anche lui perché lo dice anche che negli altri paesi comunque il pubblico ascoltava, riusciva quindi bene o male a gestirselo tramite la sua live, invece qui è stato totalmente il delirio. Ed è incredibile come se guardate le sue live ci sono sempre i maranzini di tutti i posti del Sì. mondo a seguirlo, eccetera, eccetera. È proprio veramente interessante. Però qui si è andati oltre. Noi praticamente quando abbiamo aperto lui era bloccato in un Esatto. negozio in Norvegia con fuori una cosa come qualche centinaio di persone, ovviamente di suoi fan, No, e di più. non poteva più uscire. Di più. Beh, qualche Secondo me centinaio. era anche qualche migliaia. Cioè, No, già qualche c'erano migliaio mille no, persone. magari arrivi a Boh, mille. vabbè, comunque. Non era importante. Mi Infatti, ha dai. interrotto per Sì, qualcosa di no, superfluo. non era importante. Complimenti! C'era un sacco di C'era un sacco di gente. gente e lui era bloccato lì dentro. A un certo punto, provando varie volte ad uscire, ha capito che non poteva più uscire da Hanno lì. spaccato anche il vetro Hanno del spaccato negozio anche da il vetro del quando cercavano di negozio. entrare, perché poi giustamente è arrivato a un certo punto, hanno bloccato le porte, vedevi questo vetro spaccato, un delirio. Sì, quindi lui ha deciso di chiamare la polizia e la polizia è arrivata, ma meno di quella che sarebbe dovuta essere una situazione Perché del lui lo diceva genere. fin da subito, mandate tante pattuglie perché una non basta, Sì, e e aveva anche ragione. tra l'altro gli hanno detto che o fermava la streaming oppure non gli davano una mano, cosa un po' particolare in una situazione del genere. Perché probabilmente volevano disincentivare le Sì. persone a stare lì, cioè secondo me nella loro ignoranza, tra virgolette, del non conoscere bene il mondo dello streaming, ma nel momento in cui sei in quella situazione, quella gente lì sa che lui è lì dentro, non se ne va. Anche se lui chiude la streaming, quella gente non se ne Ed è va ovvio ormai. che quando se ne va copre la telecamera, quindi mica Certo, la gente lo risegue e risuccede la stessa cosa sì, 5 minuti vabbè, dopo. Secondo me si sono un po' impuntati perché gli ha triggerato che si è creata una vabbè. Certo. situazione caotica per colpa della sua live. E Sì, quindi si sono un po' impuntati. E no, invece che che. ci può anche stare comunque, cioè lo sappiamo come lui che va a creare casini, boh, vabbè, ci sta. E detto questo, io adesso ti faccio vedere quello che è accaduto quando la polizia lo ha scortato fuori. È Quindi. perché anche lì noi l'abbiamo visto dalla sua, cioè dall'inquadratura del cameraman che è rimasto all'ingresso del negozio e quindi lo riprendeva da lontano e tu lo vedevi sparire all'interno della folla, sentivi solo la voce. Quindi anche se c'era la polizia di mezzo, la gente si è comportata in questo modo. Guarda. Eh sì, qua. E qui Ma guarda un attimo. gli stavano tirando i capelli, perché noi Aspetta. sentivamo la sua La voce che gente è diceva. sopra l'auto. Io sarei Guarda quello morta. che si lancia. Aiuto. E noi qui lo sentivamo urlare, che diceva my hair, my hair. Quindi i capelli, però non immaginavo che gli fossero anche saltati Con sotto. tutta la gente sopra il veicolo. Cioè. È una roba veramente, veramente, veramente No, è assurda. proprio incivile. Sì, è di peggio, forse si è Sì. visto solo quando c'è stato il giveaway a New York di Casey Neistat, ti ricordi? Che era successo una mezza guerriglia, Può una roba essere. fuori di Sì, testa. ma io dico allora, capisco, ci sta, ti piace, ma c'è davvero bisogno di comportarti così, di chiuderlo in un negozio? Cioè, basta, va bene, sei andato lì, l'hai anche visto.
fallo andare via. Infatti lui si lamentava proprio di questo, diceva, cioè, negli altri posti mi ascoltavano, le persone sì, erano tante, però se io dovevo uscire da un posto mi facevano uscire, non è, cioè l'hanno lasciato 2 ore allora, e basta. Allora, io la vedo così. 2 ore e basta. Io la vedo così. Secondo me ci sono tante persone che starebbero meglio in una società molto violenta, molto incasinata e con molte poche regole, ok? Che si soffoca costantemente perché deve convivere in questa società e che quando ci sono degli eventi dove hai la scusa per poter mostrare quello che è realmente dentro, lo fai, come quando vince una squadra di calcio. Certo, cioè lì non c'è solo esultanza per la squadra, c'è anche della gente che sa che in quel preciso momento può mostrare la bestialità reale che ha dentro, ok? E quindi non solo mostrare, lasciarla uscire. Lasciarla uscire perché il contesto lo permette, certo, di più. Certo, il contesto te lo permette. E quindi io la vedo un po' in questa maniera, cioè che diventa semplicemente la scusa per poter fare quello che realmente vorresti fare, saltare su dei veicoli, spaccar cose, lanciarti, far casino, urlare. Mamma mia. E io penso semplicemente che una parte della nostra società ha anche questo, come siamo tutti diversi, ognuno può reputare divertente, giusto, cose differenti. Semplicemente nella nostra società civile non c'è più posto per questo. Dico anche giustamente. Cioè. E quindi quando capitano degli eventi molto particolari come in questa situazione si rivedono. Io la vedo un po' così. Sì. Il problema è che poi tutta sta roba magari la rende figo, non da parte di Speed ma da parte dell'ottica di certi tipi di ragazzi. Certo. E quindi aumentano magari le persone che reputano sta roba divertente. Beh, ti sembra un caso che poi si vestono tutti uguali in copia e incolla, tutti i maranzini, no? Cioè, non era così qualche anno fa, è che adesso vieni considerato figo se sei così, quindi giustamente anche chi magari non è in questo filone poi lo segue un po' per moda. Sì, cioè immaginatevi il giorno dopo a scuola per, certo, questi ragazzi, cioè, bro, capito? Non hai idea, cioè la gente si lancia una figata in per di cosa, ti sei perso, bro. Cioè lo sappiamo, siamo stati tutti adolescenti, sappiamo benissimo. Il problema è che immaginatevi se questa cosa la fanno sulla vostra auto, se questa cosa la fanno sul magari i vetri di casa vostra, se questa cosa la viene fatta ogni volta che esci di casa e magari vuoi farti una passeggiata tranquillo. Cioè è un disallineamento tra vari tipi di persone. Sì. Molto semplicemente. Però sono dell'idea che se mettessimo tutti questi tipi di persone in una città unica dove dici toh, fai, credo royale, che farebbe schifo anche a loro. No, una battle royale. E quindi è sempre interessante. Ne rimane uno, te lo dico io. Comunque l'altra cosa che reputo interessante è che è successo proprio in Norvegia, dove abbiamo i paesi nordici, sono su altro livello, lì non ci sono crimini, lì funziona tutto bene, quello, vabbè, quell'altro. Per me era anche abbastanza palese che era un po' una favoletta. Cioè... Magari era così magari 15 anni fa così, e non no, è più. Ma infatti poi nei commenti, perché noi appunto abbiamo seguito la live in diretta, davano tutti tantissimo la colpa all'immigrazione, dicevano guarda che sono tutti immigrati, guarda che noi norvegesi non siamo così, che poi anche lì ci credo fino a un certo punto, cioè io non penso che fossero tutti al 100% solo immigrati, magari una parte sì, che comunque è un problema di cui tutti siamo consapevoli. Però comunque non penso che fosse la totalità. Comunque capito? Se vabbè, arrivano ad essere così quelle persone, esatto, è in base a come tu le tratti nella società, cioè sì, le sì, cre- sì. Cioè non è che nascono, altrimenti torniamo al razzismo che pensi che sono diversi, non sono diversi. Non son diversi. È che se da quando sono piccoli sono trattati diversamente nella cultura e nella società del posto in cui vivono, è ovvio che tenderanno di più a comportarsi così. Ma penso che succeda la stessa cosa che succede anche in Italia, certo. Cioè alla fine il problema non sono gli immigrati in sé, il punto è che li lasciamo abbandonati a loro stessi, li trattiamo alla cavolo, quindi poi è normale che si creano queste situazioni, ma perché in primis non vengono intrattati e inseriti nella società in un modo corretto, certo che poi sono allo sbando. E sarà la stessa cosa anche lì, quindi comunque se alla fine fai la stessa roba dell'Italia, della Francia, di tutti gli altri posti in cui ci sono questi tipi di problemi, non sei il posto civilizzato che tanto decanti se poi lasci queste persone così. E questo, me... e questo è, personalmente ve lo dico, non mi toglie nessuno dalla testa che a un certo punto una sorta di città che ha certe regole dove puoi viverci soltanto se sei fatto in un certo modo di... essere civile eccetera eccetera,
Sarei curioso di vederla. Incredibilmente stanchi. Pericoloso, stanchi, sì. Ma sarei anche curioso di vederla, perché dall'altra parte non trovo giusto che le persone per bene debbano costantemente alla fine star zitte, aver paura, vivere nell'ansia per qualcuno che chiaramente non è riuscito. Che non si riesce a gestire, e il problema oggi è sfuggito di mano, ed è così in tutta Europa, così in tutta Europa, ma probabilmente anche negli altri stati. Però vedremo cosa accadrà, più diventa estrema la situazione, e lo sappiamo tutti che sta peggiorando, più diventeranno estreme le azioni anche dalla controparte, motivo per cui si stanno votando certi tipi di partiti, certo, in tutta Europa. Non so cosa accadrà, non credo sarà la soluzione, però possiamo solo osservare e vedere ciò che accade, perché alla fine quello in un certo modo ci resta. E comunque, situazione interessante, su Twitter poi ha scritto "non tornerò mai più in Norvegia". Ma lo diceva già varie male. Parolazze. No, ha detto, cioè, io non ci tornerò mai più in sto posto, l'aveva detto. No, lui aveva insultato brutalmente il posto, sì, anche in live, poi lo sai com'è il suo personaggio, che comunque è bello irriverente, però ne aveva dette di tutti i colori. Comunque non si può sicuramente dire che la colpa è di Speed. È come dire che la colpa è del calcio, raga. No. È la colpa delle persone che guardano, di alcune delle persone che guardano il calcio, di alcune delle persone che seguono Speed, ma ripeto, è proprio una questione di indole, di persone che vorrebbero essere in un certo modo e non hanno spazio in questa società. Cioè, dovrebbe anche essere libero di poter fare queste live. Direi che va bene che la gente vada lì perché è curiosa, va benissimo, ma ti devi comportare in modo civile, è quello il senso del discorso. Non è che lui pretendeva che non ci fosse anima viva e poter fare tutto da solo. Il punto è quando non sei rispettoso, quello è il problema. Sono curioso di leggere i commenti. Capitano cose nel mondo. E se ne parla, come sempre. Vi leggiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!